Ehi Google, buongiorno. Buon pomeriggio, Miss. Mi dispiace, non posso disattivare la modalità silenziosa sul tuo telefono da Google Home. Adesso è mezzogiorno e 51. In questo momento a Torretta di Siena ci sono 14 gradi e cielo parzialmente nuvoloso. Oggi sarà parzialmente nuvoloso, con una massima di 14 gradi e una minima di 7. A questo proposito, ricorda di pasticca. Buona giornata. Vediamo quali sono le ultime notizie. Trasmesso da RTL 102.5, giornale orario oggi a mezzogiorno. RTL 102.5, giornale orario. E buongiornissimo caffè, stamani sembro una diva di altri tempi. Allora, buongiornissimo caffè. Quanto tempo che non ci vediamo, quanto tempo. Allora, adesso in realtà ci vedremo per 3 secondi perché sto andando a prendere le sigarette a Simo, che intanto si prepara che deve andare via. Tutto c'è all'ora di pranzo e quindi io che ho un leggermente un po' il tempo di lui perché deve essere pronta alle 3. Poi vi spiego, gli sto andando a comprare le sigarette, così gliele porto e poi lo saluto. Torno subito. Ragazzi, veloce come la luce, sigarette prese, ora gliele porto. Allora, oggi è il 20 di novembre. Una vita che non ci vediamo, una vita. È mercoledì, oggi alle 15.30 uscirà un video haul che è vecchissimo perché è di quest'estate. Però, nel senso, dura una vita, ve lo dico. Ve lo pubblico lo stesso. E mercoledì prossimo, voi questo video lo vedrete, se tutto va bene, domani 21, se no venerdì. Ora vedo un attimo. E mercoledì prossimo uscirà la seconda parte dell'haul, in realtà, che è un haul un po' aggiuntivo che dura pochissimo, un quarto d'ora, però ve lo pubblico lo stesso, anche quello vecchio, più o meno dello stesso periodo. E niente, noi ci vediamo saltuariamente, diciamo, perché una vita e non ci vediamo. Ora vi spiego il perché, lascio le sigarette a Simo e vi spiego tutto, vi racconto. Simo, amore. Ovvio, le nostre consegne si sono fatte. Io oggi ho il cappotto col pelo, ma c'è questo sole bellissimo oggi, devo dire. Infatti sono 19 gradi. Ma questi giorni è venuto il diluvio universale, ma tanto lo sapete perché in tutta Italia praticamente, o quasi. Venezia è sommersa, ma era un disastro. Vabbè, ne so. L'Arno ce l'ha fatta vedere brutta perché ha superato la prima linea di guardia, insomma, invece è stato bravo alla fine. E allora perché sono sparita? Perché la mia vita è, come dire, freneticissimissima. E niente, praticamente io metà settembre, ottobre, esami, ho avuto una serie di esami tutti insieme da finire di dare.
lezioni dalle 9 alle 6 tutti i giorni, quindi è stato un mese deleterio. Ho finito l'8 e adesso dovrei iniziare il tirocinio, quindi ora sono in un momento di stop dove appunto sto aspettando che mi dicano dove andare a fare il tirocinio. Ho lasciato casa a Terni, ce l'ho fino al 30, devo tornare per il trasloco, che io odio i traslochi, negli ultimi anni ne ho fatti, non so, 1-2 l'anno, perché sì, perché praticamente ho tenuto la casa un anno e poi da una casa all'altra ritornavo dai miei, perché non l'ho trovate appunto con i tempi, non ci stavo, quindi vabbè. E niente, e, sto impazzendo con l'idraulico perché mi deve venire a fare un lavoro prima di riconsegnare casa, non c'è mai verso di farlo venire. Io ora lo dirò alla proprietaria, dico, senti, che devo fare, cioè non è che posso stare a tartassarlo da ottobre, lo chiamo. Comunque, a parte ciò, sono in questo periodo un pochino di relax poco, perché non potete capire le cose che ho lasciato indietro, quindi che sto cercando di recuperare, compreso a casa con Simo, perché veramente non ci ho visti quasi mai a ottobre, se non di corsissimo, quindi anche un po' di sistemazioni della casa eccetera eccetera l'abbiamo lasciato indietro e stiamo sistemando adesso. Ieri mi è arrivato Google Home, ho comprato Google Home Mini e l'ho installato, troppo figo. Ah, devo comprare tutte le prese per adattarlo alle luci eccetera eccetera, però troppo figo per adesso, troppo figo, l'ho già detto, troppo figo, l'avete sentito anche stamattina tra l'altro nel video. E io in realtà sono sveglia stamattina alle 10:30, ho dormito stranamente perché ultimamente mi sto svegliando tipo a orari assurdi. L'ultimo mese, per quanto ero stressata, mi svegliavo alle 5:30, vi dico solo questo. Stamani non ho messo anelli né niente, ma ora tanto capirete perché. E quindi stamani stranamente ho dormito, mamma mia che caldo che fa. Stranamente ho dormito e niente. E oggi cosa faremo oggi? Allora, tra le altre cose che ho lasciato indietro in questo mese e mezzo è la cura della mia malattia. Brava Lata, ho recuperato tutto. Ieri ho fatto la visita ginecologica, tra l'altro ho fatto anche il pap test che fatto. E quindi ieri visita ginecologica, oggi facciamo il tour dell'ospedale, nel senso oggi e domani. Oggi Siena, devo andare alle Scotte, e domani Careggi a Firenze per la mia terapia. Quindi, tanto per gradire, faremo il tour di questi ospedali in questi giorni. E perché no, voglio dire, uno va, nel senso, uno fa il tour turistico, io faccio il tour degli ospedali, ognuno il suo. Ieri sera ho fatto anche le unghie, il colore l'ha scelto Simo, è un, non lo vedrete mai, però è un color lilla, molto carino, a me piace un sacco questo colore, anche a Simo, quindi fantastico. E niente, tutto ciò, questo sole sta Allora, i gradi ora che si viaggia stanno diminuendo, però sono comunque 16, considerando che i giorni passati sono stati sugli 8-10 gradi, quindi non male, così in dubbio, cioè, speriamo che regga così, ma ne dubito seriamente. Comunque, vado ciance e ciance le bande. Allora, adesso sto andando a casa dei miei, io ho lasciato Simo appunto, che così finisco la valigia, la valigia per questi due giorni. Non so se lavarmi i capelli, perché in realtà sono puliti, è solo che col tempo che c'è stato pioggia sono crespissimi, quindi io li tengo nella crocchia. Non so se lavarmeli o no, ora ci ragiono un attimo. E comunque sì, ecco, tutto qua, sto andando, che così alle 3 partiamo, andiamo prima a Siena oggi e poi proseguiamo da Siena per Firenze. Tra l'altro ho un problema con l'iPhone, anche motivo per cui è molto più difficile che io vi facessi video in questo periodo, perché l'iPhone 7, dopo che ho fatto l'aggiornamento 13.1.1, microfono andato, non il 13, è il 13.1, andato completamente, non ho avuto tempo chiaramente di sostituirlo, mandarlo in assistenza, cioè niente, perché non avevo tempo e avevo bisogno del telefono. Quindi ora sono con l'iPhone 5, cioè ho ancora l'iPhone 7, sono con l'iPhone 5 con l'altro numero, da cui ora vi sto facendo i video con l'iPhone 5, però la qualità ragazzi è quella che è, ma insomma, e niente, quindi devio le chiamate
dall'iPhone 7 all'iPhone 5, cioè un lavoro, sono con due telefoni. Però vabbè, ho comprato un nuovo iPad, ho cambiato iPad, cioè avevo l'iPad, io aggiorno tutto sulla mia vita random, tanto devo arrivare a casa. E avevo l'iPad Air 1, cioè il primo che uscì, del 2000, non mi ricordo, insomma aveva diversi anni, fantastici gli Air, io li amo la follia. Babbo ha il Pro per esempio, ma lui lo usa per lavoro, bello anche quello, molto bello, però come dimensione preferisco gli Air. Infatti ho comprato il nuovo Air che è uscito proprio quest'anno, il di terza generazione, e quindi sì, ora vediamo, fantastico, lo amo la follia. Io l'iPad Air, non lo so, è un amore ormai di anni, se non vi dico decennale, ma poco ci manca, perché no, decennale, insomma, io credo l'abbia comprato, il primo era del 2012, di che era l'anno, non me lo ricordo, comunque vabbè. E quindi ora vediamo se questo telefono, io ho un attaccamento morboso all'iPhone 7, non riesco a staccarmene, quindi se me l'aggiustano sarebbe fantastico, solo che è fuori garanzia perché ha più di 3 anni eccetera, cioè più di 2 anni in realtà, ne ha 3, quindi non lo so in realtà se conviene aggiustarlo, in caso lo farò nuovo, quindi vabbè. Comunque tanto sono a Firenze, domani ci andrò a vedere. E niente, ora io sembro The Mask con questo sole in faccia. Niente, basta, io è 8 minuti che sto platinando. Stiamo scherzando. Ci vediamo dopo. Arrivata a destinazione. Mezz'ora. No ragazzi, inizio veramente ad odiare le valigie. L'assediamento. Vai, fedelissima amica, e si inizia. Ora 12 del fastidio. Che ansia. Ah, vi volevo far vedere le unghie un pochino meglio. Eccole qua. Allora, questo è il mio nuovo iPhone. Sì, iPhone, iPad. E prima di tutto, siccome stamattina non mi sono fermata un secondo, prima di tutto devo giocare un attimo, sistemare i miei. È arrivata pure posta, ora vedo un attimo, la valigia sta prendendo forma, ho occupato il letto del mio fratello. Vado a fare il beauty. Io mi dovrei dare anche una mossa, come si dice, perché, mamma mia, qui questa famiglia, 8 miliardi di accappatoi. Dicevo, mi faccio una doccia al volo. Faccio una doccia al volissimo proprio. Poi niente, poi dobbiamo andare. La valigia è quasi pronta, ci devo fare un attimo il beauty e pronto. Oh, vai, doccia fatta. No ragazzi, c'è a me la doccia proprio veramente al mondo. Allora, mi volevo fare un attimo se trovo. Allora, tanto il beauty per dopo che può servire. Volevo fare un attimo una pulizia con la spazzolina velocissima del viso. Bellissima questa inquadratura solare. Basta, si è visto il mio doppiamento. E poi mi volevo mettere le lenti, perché gli occhiali sono sconissimi, io li odio, cioè ci vedo benissimo, molto meglio che con le lenti, perché appunto sono aggiustati per il mio occhio le lenti, purtroppo no, però sconissimi, li odio, quindi niente. Ok, io mi sono truccata, sistemata i capelli, non è vero, più o meno è meglio, e si parte. Allora, ci siamo arrivati in ospedale a Siena, alle Scotte, e niente, sto aspettando, e niente, poi oggi appunto facciamo questo tour degli ospedali, finiamo qua, e ci abbiamo verso Firenze.
Piove, diluvia, cioè di buono. Non vi ho fatto vedere come mi sono vestita oggi. Ho messo questo maglioncino con pantaloni blu e le scarpine nere di pelle lucida. E niente, io lo odio, questo ospedale è un caserone adibito a ospedale psichiatrico. Ma poi ho i ricordi quando sono stata ricoverata qui e mamma mia, quindi diciamo non ho molta simpatia. E niente, quindi mi aggiorno più tardi quando il progetto. Oggi è stata una giornata infinita, ci siamo fermati a cena, ho fatto anche le foto, però una giornata infinita. Proprio ho fatto un tour veloce dell'appartamento che abbiamo in questo hotel. È probabilmente un appartamento perché dovrebbe essere una camera tripla che ha due camere, la cucina e il salotto, quindi è un appartamento, una suite, e addirittura grande, più grande del mio primo appartamento a Firenze, quindi comunque niente, bello, siamo allo student hotel, veramente troppo bello. E niente, stanca finita, ho questo lettone tutto per me stasera, quindi ora volevo montare questo video, così cerco di caricarlo, ora vediamo la wifi dell'hotel, non lo so, però ci proviamo, almeno ve lo carico e niente. Adesso poi vado a letto, appunto questo video vado a letto perché poi domani mattina alle... mi sono fatta anche la tisana, che è qui, sì, e domattina alle 9 devo essere a Careggi, quindi alle 7 mi devo alzare. E quindi niente, ci vediamo domani, buonanotte a tutti.